Luca, complimenti perché nell'ultimo mese hai completamente trasformato questa squadra. Adesso gioca veramente sui due lati in maniera perfetta, devo dire. Si può migliorare, però complimenti. Volevo farti una domanda: quanto incide sul morale della squadra e sul livello della convinzione il sapere che comunque è rientrato Mancinelli? Al di là del Mancinelli giocatore, quanto incide nella consapevolezza della squadra il sapere che comunque sia questo nuovo compagno, mettiamola così, di questo talento? Guarda, dicevo prima che intanto ne abbiamo due perché dobbiamo di fatto inserire due nuovi compagni perché c'è Davide che ha giocato, che ha fatto due mezzi allenamenti e una partita che anche lui a Verona non si ricordava praticamente quasi niente o poche cose. Quindi nelle prossime settimane dovremo lavorare per inserire i due nuovi, chiamiamoli così, perché Mancio è completamente nuovo, nel senso che quando tu stai fuori 2 mesi e mezzo e vedi che la squadra si trasforma in mille modi, che la nostra squadra si è trasformata in mille modi per dover schivare e fronteggiare le difficoltà. C'è da fare una cosa intelligente, come dicevo, come ha fatto Davide la scorsa partita, mettersi al servizio della squadra. Chi ha visto la partita di Verona, chi ha visto la partita di oggi, percepisce che i due hanno avuto un atteggiamento di ok, faccio quello che serve alla squadra, entro dentro la squadra gradatamente, però posso già essere utile, ecco. Quindi è comunque una sorta di brivido, di emozione per tutti avere dei compagni nuovi e in una stagione così lunga è sempre importante trovare nuove motivazioni, trovare nuovi equilibri, quindi non mi preoccupa questa cosa qui, però mi occupa, nel senso che c'è da occuparsi di mettere dentro questi due ragazzi che devo dire non sono arrivati in modo arrogante o presuntuoso, pensando di pensare a sé, usare la squadra per entrare nel ritmo, ma sono stati al servizio della squadra e questo mi fa sperare, ben sperare per il futuro. Ci sono 14 partite, più la coppa prima dei playoff, c'è un buon percorso da fare, però c'è da correre. C'è da correre perché poi appunto da oggi siamo in discesa e chi si ferma è davvero perduto, l'abbiamo visto nei 5 minuti finali dove fisiologicamente abbiamo tirato un attimo il fiato e c'è stato, insomma, e gli altri non ti regalano niente, quindi noi dovremo guadagnarci tutto e sono sicuro che gli arrivi di Davide e di Mancio saranno sangue fresco, sangue nuovo, energia nuova, per così, per riprendere ancora, per aggiungere una marcia alla squadra.